Si è conclusa la giornata formativa con la dottoressa Martina Amoroso. Oggi si è parlato del rapporto tra famiglia e scuola e l'insegnamento di bambino autistico nella scuola. Allora, infatti è stato molto interessante parlare del rapporto con i colleghi. Allora, che cosa ci può dire? Come si può collaborare? Cioè, che consiglio possiamo dare agli insegnanti per aiutare i bambini che vengono Allora, a proposito di token, possiamo prima di tutto informarci, studiare bene quello che è un token, saperlo costruire in maniera adeguata e saperlo utilizzare in maniera funzionale. Molto spesso questi metodi vengono utilizzati, ma poi vengono usati un giorno sì, un giorno no, non c'è mai una costanza. Invece quando si inizia a utilizzare un metodo, è necessario che ci sia costanza, viene usato tutti i giorni, che venga definito in maniera funzionale per cosa viene utilizzata, quando viene utilizzato i gettoni, come costruirla, cosa usare quando abbiamo finito di vincere i gettoni, che pause dare, tutto è importante definirlo, ma soprattutto definirlo in base a noi. Molto importante quindi che ci sia un rapporto tra i genitori, l'insegnante di sostegno e l'insegnante della classe, e un rapporto anche con la classe. Allora, in effetti, nella sua esperienza, quali sono i trucchi per poter far condividere questa situazione? Nell'analisi comportamentale, partendo dal presupposto, è sempre inclusa la famiglia, quindi la famiglia collabora con l'analista del comportamento, è presente alle sessioni di lavoro sia con il terapista che con l'analista. E anzi, sono proprio i genitori che a volte devono fare delle programmazioni loro per portare avanti i programmi. Quindi è fondamentale che insieme alla scuola si crei una rete in cui si collabori tutti insieme. Quando c'è una problematica a scuola, spesso questa problematica potrebbe esserci anche a casa. Sapere come agire e reagire nello stesso modo può portare dei benefici maggiori. Quindi è importante che anche la scuola cerchi di essere reale in quello che vuoi dire: guarda, in questo momento non sta andando bene, ci sono delle problematiche di questa cosa, in modo tale che ci si confronti e che l'analista del comportamento e il terapista possano aiutare a trovare delle soluzioni. Perfetto, rinforzo e punizione. Allora, ho fatto un piccolo riassunto oggi, ma dobbiamo imparare a usare molto di più i rinforzatori. Nella nostra scuola si tende molto a usare le punizioni, a sgridare i bambini. Questo porta molto spesso ad avere degli insegnanti che si occupano solo dei bambini che si comportano male, passano il tempo a sgridare, sprecano tra l'altro un sacco di energia. Quando invece è molto più funzionale, le ricerche dimostrano che i rinforzatori fanno apprendere molto più velocemente ed è molto più facile usare. Soprattutto perché riesci così a rinforzare le persone che si stanno comportando bene, dare attenzione a chi si comporta bene, e invece riesci a fare estinzione su quelli che sono i comportamenti inadeguati degli altri Grazie alla dottoressa bambini. Martina Grazie a Amoroso, voi. grazie al tempo per loro che ha organizzato questa giornata formativa. Grazie.